Vous n'aurez pas Nen. Voi non avrete mai il mio odio. Il Palazzo Chigi a Riccia di Roma, il 6 febbraio 2016, è stato palcoscenico del dibattito sulla mediazione culturale e sul dialogo interreligioso nell'età dei fondamentalismi, da un punto di vista storico, psicologico e culturale. È stato inoltre presentato il libro Lanza del Vasto, filosofo teologo non violento cristiano, a cura di Ambrogio Bongiovanni e Paolo Trianni, edito da Aracne Editrice. Questa collana Missio Dei di studi interreligiosi e missiologici si inquadra oggi nel nuovo contesto religioso, di pluralismo religioso, con l'obiettivo di offrire all'attuale contesto una riflessione sistematica sul rapporto tra cristianesimo e le altre tradizioni religiose, ma anche sui valori del cristianesimo in confronto alla modernità e al tempo che noi stiamo vivendo. Quindi come il messaggio cristiano entra in contatto con altri contesti culturali e religiosi, e quindi anche la riflessione. Diciamo, la collana vorrebbe anche offrire la possibilità di un laboratorio di ricerca, di studio sulle sfide che il cristianesimo riceve da tutte le problematiche del nostro mondo, e quindi una teologia contestualizzata, una teologia anche che affronta nella prassi le questioni del nostro tempo. Il libro che abbiamo pubblicato sull'Ansia del Vasto riassume un po' la sua opera omnia e spiega il suo modo di interpretare la non violenza. È ovvio che sia un messaggio che è fondamentale per l'oggi, specialmente in un'epoca come quella attuale, nella quale rischiamo un conflitto tra le religioni, oltre che tra interne le società. L'Ansia del Vasto ha insegnato attraverso Gandhi un metodo per evitare sia il conflitto dentro la società sia per evitarlo tra le religioni. Da questo punto di vista è veramente un maestro della non violenza ed è una figura alla quale dobbiamo appellarci per trovare delle soluzioni al fine di evitare questi conflitti che sembrano, insomma, all'orizzonte nel nostro tempo. L'obiettivo e la filosofia che c'è dietro la collana Missio Dei è sostanzialmente rendere concreto l'impegno missionario, che prima di tutto l'impegno di Dio per l'uomo. In questo senso significa superare tempi lunghissimi nei quali invece si è pensato che la Chiesa fosse la protagonista della missione. Dare e ridare centralità alla Missio Dei significa che la Chiesa poi partecipa eventualmente a questa missione, ma significa anche riconoscere la presenza di questo Dio anche fuori della Chiesa, fuori del cristianesimo, e in primis, e poi riconoscere anche che insieme agli altri si può camminare per costruire insieme quello che è il piano e l'idea di Dio per l'uomo e per l'umanità. Il dialogo interreligioso, interculturale è ormai molto più importante sia a Roma che in Italia. Certamente sappiamo bene che Roma, essendo anche il centro del cattolicesimo, ha un pontificio consiglio per il dialogo interreligioso, con tutta la promozione del Papa Francesco del dialogo interreligioso diventa sempre più rilevante. Vediamo il dialogo a diversi livelli, un livello teologico già iniziato dal Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, diversi atenei sia pontefici che italiani che promuovono attraverso i master, attraverso le ricerche sul dialogo. Questo è un po' più dialogo teologico, scientifico che vediamo, ma anche oggi come oggi Roma è una città ormai molto multiculturale, molto religiosa, e anche tutta l'Italia vediamo le presenze delle diverse religioni, quindi un'interazione quotidiana che ogni giorno osserviamo. Questa non vuol dire solamente un dialogo che facciamo riflessioni, ma proprio un dialogo vissuto. Un dialogo lo iniziamo da noi stessi. Penso sia importante questo aspetto di recuperare un dialogo all'interno di sé, e che ci permette in qualche modo, una volta che abbiamo fatto un percorso di autoconoscenza
di incontrare anche gli altri. Non posso incontrare l'altro se non ho incontrato prima me stesso. È un principio fondamentale, molto semplice, essenziale, che penso sia da recuperare. Così anche la pace, non possiamo dare pace se non abbiamo pace. Quindi questo, trovare un metodo di accesso alla propria interiorità, un metodo di accesso a quelli che sono anche delle dimensioni di noi che non conosciamo e che magari a volte teniamo un po' così in nascosto, un po' da una parte, ma che invece devono emergere. Facendo un percorso di emersione, di purificazione, noi possiamo anche aiutare gli altri.